onda su onda il mare li porterà alla deriva in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda mi sto allontanando ormai, la nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò. Per ciò che riguarda Ostia, il discorso è molto semplice nella sua, diciamo, peculiarità, per non dire complessità. Sono stati individuati dei siti tempo addietro che avevano una serie di problematiche che non competono al comitato organizzatore per la realizzazione di un intervento ritenuto indispensabile per promuovere il campionato del mondo, ma soprattutto per, come ha detto il presidente della provincia Zingaretti, per lasciare in eredità alla città e non solo alla città un segnale appunto di sostegno per queste discipline sportive, in particolare una di queste discipline sportive che giustamente il grande Carlo Pedersoli non ha ricordato, perché all'epoca sua di fatto non esisteva, che era il nuoto di fondo, il nuoto in mare aperto, che è quello che milioni e milioni di italiani praticano tutti i giorni, che è diventato disciplina olimpica proprio adesso con la nuova edizione di Pechino 2008 con la 10 km. E ovviamente il mare di Roma è Ostia. Ci sono stati dei problemi per ciò che riguarda la realizzazione di quest'opera per questioni ambientaliste, per questioni tecniche, per questioni amministrative e urbanistiche. Questo sito oggi è stato di nuovo individuato, io continuo a augurarmi, ma questo a prescindere dal mio ruolo di comitato organizzatore, che se realizza l'opera in tempo, se non si dovesse realizzare ci sarà uno stralcio funzionale, quindi una prima parte, e poi dopodiché, ripeto, non è competenza mia, ma delle persone, la struttura del commissario straordinario e delle istituzioni preposte a completare questa iniziativa, darle una risposta. Passo, Presidente. Onda su onda il mare li porterà alla deriva in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda mi sto allontanando ormai, la nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverà.